Questa settimana seguiremo per la prima volta in questa stagione il campionato regionale giovanissimi con l'Arezzo che sfida il Pontedera, formazione B, con l'Arezzo che nel primo turno ha perso in casa del Prato per 3-0, Pontedera B che invece ha pareggiato con il Siena nel primo turno. Si comincia l'Arezzo che è in maglia bianca, queste le formazioni, cominciamo proprio dalla formazione Amaranto che peraltro ha cambiato allenatore in settimana, ma ne parleremo tra poco. Con Billi in porta, Landozzi, Grazzi, Zelli, Scartoni, Sanarelli, Boncompagni, Artini, Maloku, Volpi e Bonavita. Andiamo a leggere anche la formazione del Pontedera. Seguiamo prima però questo attacco dell'Arezzo che prova subito di sfondamento con la conclusione e poi il gol sulla conclusione di Boncompagni. Bonavita porta subito in vantaggio l'Arezzo. Sono passati 30 secondi soltanto. La giocata di Bonavita porta vuota sulla conclusione di Boncompagni. Se l'è trovata solo davanti alla porta sguarnita Bonavita. E dunque il primo gol ufficiale dei giovanissimi in questo campionato. Alla seconda giornata l'Arezzo sblocca subito contro il Pontedera. Ho fischiato su Pozzolini. Batte Banti a cercare Saponara. Attenzione, in chiusura Scartoni. Saponara, in mezzo c'è Bertoncini. Saponara prova a superare Scartoni, riesce a superarlo e c'è il pareggio. Un bel gol da parte di Saponara che trova l'1-1 al 33° minuto. È riuscito a illudere Scartoni, poi si è avvicinato al primo palo e ha battuto Billi trovando la via del gol. Si sta sgolando l'allenatore Cioni perché c'è Boncompagni in posizione indisturbata, proprio la palla per Boncompagni, ribattuto, rimesso in mezzo il pallone e Sanarelli riporta in vantaggio l'Arezzo. Il 2-1 era lì appostato sul primo palo, sulla palla di ritorno. Sanarelli, Francesco Sanarelli riporta in vantaggio l'Arezzo 2-1. Cercato Saponara dal pallone lungo di Bertoncini. Sanarelli con un sombrero che prova a saltare il giocatore del Pontedera. Ancora un lancio per Boncompagni, affonda la carica Boncompagni, sta uscendo il portiere, prova il pallonetto Boncompagni e la palla in rete. Forse ha toccato Bonavita, forse no, ma è stata davvero una grandissima giocata di Boncompagni, che si è inventata una grandissima azione, un grandissimo pallonetto. La palla forse si sarebbe infilata lo stesso. L'Arezzo va sul 3-1, davvero una strepitosa giocata questa di Boncompagni. Un colpo sotto con il portiere Frangioni in uscita. E quindi 3-1 per l'Arezzo. Zischi, deviazione ancora di Raffa, ma Zischi insegue la palla. Su di lui anche Pozzolini, ancora un corridoio buono questa volta per Brogi, la mette in mezzo Maloku addosso e poi il gol. Aveva tirato addosso a Boncompagni, la palla è tornata a Maloku che fa il 4-1 al 18° minuto. L'Arezzo dilaga, va in gol anche Maloku. Primo tentativo che ha andato a finire proprio su Boncompagni, è ritornato il pallone su Maloku e la seconda volta ha trovato il gol che lo premia anche del gran movimento che ha fatto per tutta la partita. Dal dietro è arrivato Gori ad andare di testa. Retropassaggio ancora di Colibazzi, poi alza Banti, sta scattando Taddei, Sanarelli interrompe, Saponara prova a scendere la conclusione, gran gol di Saponara, si inventa un gol straordinario, la doppietta anche per lui, accorcia il Pontedera, Arezzo avanti 4-2 adesso. Gran gol davvero di Saponara. Segna la doppietta quest'oggi e poi diventano tre i suoi gol in campionato con quello realizzato la prima giornata al Siena. Dunque, brillante vittoria per i giovanissimi B, la prima di questo campionato. C'è stato il cambio di allenatore dopo che Passalacqua per motivi di lavoro ha dovuto lasciare. Ci sarà Luca Cosignoli che oggi per impegni presi in precedenza non era qui, poi sarà lui ad allenare la squadra, che quest'oggi invece vedeva in panchina Dante Gioacchini. Allora, una bella vittoria per spirito di squadra e anche per le giocate che si sono viste. Sì, un buon impegno dei ragazzi. Il nostro solito obiettivo è la prestazione e il fatto che i ragazzi devono sapere quello che devono fare. Quindi l'obiettivo è sempre cercare di creare un ragazzo pensante e oggi si sono viste
buone cose, ma ancora come sempre c'è tanto da lavorare. Cioè, quindi ampi margini di crescita. Sì, ci sono ampi margini, ragazzi, è un gruppo buono e devono crescere come i ragazzi di questa età, perché gli mancano ancora diverse cose. Siamo qua apposta per cercare di farli crescere. Oggi fin dall'inizio comunque si vedeva che volevano fare bene, no? Fin dai primissimi secondi. Sì, sono ragazzi che si comportano in allenamento bene, quello che ho potuto vedere io. Oggi hanno fatto bene, erano un po' confusionari, poi piano piano si sono messi bene e hanno lavorato abbastanza bene.